tardi, troppo tardi. Quindi non sapete. Non c'è niente da vedere. Guarda che roba. Vabbè, dell'altro mondo. Poi là, bravo, poi oggi. Ho parlato stamattina con la sovrintendente. Io ho parlato con la regione. Ho parlato anche con D'Alfonso. Sì. No, regionale, la commissione regionale. Io non c'entro niente, non faccio niente. Sembravano sufficienti a farci pensare che il compito dello Stato, della Regione, dei Comuni è ricostruire, non distruggere. Oltretutto ho anche valutato il fatto che questo edificio ha compiuto 70 anni. I 70 anni sono il margine di un vincolo implicito e quindi non richiede un'esplicita dichiarazione dello Stato. Il bene ha più di 70 anni, quindi è ipso facto vincolato. Forse questo te l'ha indotto ad agire come presidente. Comunque ho dato mandato al mio avvocato di fare una denuncia alla magistratura, portando in tribunale il sindaco per vandalismo e per un atto di aggressione a un monumento senza ragione. Un monumento che ha 70 anni presuppone che uno lo tratti come si tratta una persona malata e non come una persona che deve essere abbattuta. Cioè, è come trovare un malato di 70 anni, invece di curarlo, ucciderlo. Evidentemente il sindaco, come lui ha osservato dopo il mio intervento, non sta bene, nel senso che crede di avere un'autorità che va oltre lo Stato, la Regione, la sostanza oggettiva dei fatti. E per questo ho informato il presidente D'Alfonso, che mi aveva chiamato ieri per fargli un sacco di complimenti, dicendomi che sua madre vota per me. Ora, se io fossi presidente della Regione, avrei, come lui mi ha detto, già chiamato il sindaco e gli avrei detto, come logico, con l'autorità superiore di un presidente di Regione, che non si fanno atti di questo genere, quindi di sospendere i lavori. Non so se l'abbia fatto, ma io glielo ho chiesto, lui mi ha garantito di aver fatto sospendere i lavori, cosa necessaria, perché poi... Poi ho chiamato il prefetto dicendo che le forze dell'ordine non possono collaborare a un atto vandalico e quindi anch'esse si chiamano in responsabilità se invece di impedire un'azione vandalica la consentono. Poi ho chiamato la Caterina Bonvalsarsila, che è il direttore generale, che invece era perfettamente informata e mi ha parlato di questo ritardo, che è quello formale, ma il fatto che la sovrintendenza mandi una lettera e indichi il 30 agosto, che non è molto lontano, non c'è un'urgenza vitale, molte amministrazioni, ho parlato l'altro giorno con quella di Putignano, sono chiuse addirittura, per cui agire oggi forse ha a che fare con un calcolo misterioso sulla scadenza dei 70 anni. Quello che è certo è che la sovrintendenza è informata, la Mencarelli ha agito, la nostra Bonvalsarsila, direttore generale, conosceva la questione e mi ha detto che nell'accordo c'è di lasciare in piedi la parte posteriore, ma questa davanti ha lo stesso valore, come ho detto a te, forse ho detto nel video, dell'Eur. Oltretutto 70 anni vogliono dire la celebrazione della resistenza contro il fascismo. Qui il nazismo ha distrutto una città, questo è un simbolo di resistenza e di ricostruzione. L'idea di distruggere un edificio simbolico è qualcosa di inaccettabile. Oltretutto la forma corrisponde a quella degli edifici dell'EU che sono stati compiuti anche dopo il 42. Il sindaco ha detto: sono arrivato a questa decisione in maniera ponderata, quindi è dunque un aggravante? Non credo che abbia un pensiero, credo che ha detto che doveva farlo per rispetto ai cittadini, ho incontrato soltanto cittadini che erano contrari a lui e che l'alternativa sarebbe rinunciare all'attività politica, occuparsi del bene pubblico e dimettersi. Mi pare giusto, meglio che cada lui che non questo edificio. Io mi auguro che egli si dimetta, ma poi si dimetterà perché con un avviamento dell'azione giudiziaria, come toccato ad Alfonso quando era sindaco di Pescara, chiunque deve valutare di dimettersi perché è inquisito. Io mi auguro che il magistrato agisca rapidamente e lo porti in tribunale. Grazie. Grazie. Ciao Vittorio. Ciao. Antonio Luciani! Antonio Luciani! Vai a dare via il culo! 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 Fascisti! 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 Leccaculo, leccaculo, leccaculo di un sindaco criminale e assassino, capra, becco, cornuto, faccia di merda, becco, cornuto, cornuto. Monica.
lecca culo del sindaco, glielo leccherete al tribunale. Ha riunito qua la sua gang, ha riunito i fascisti, il gruppo fascista, gli squadristi, li ha riuniti con lui. Io lavoro, tutti voi che non lavorate. Adesso posso fare una foto. Carmine, posso stringere la mano? Grazie. Ci vuole coraggio per affrontare. Sì, ma però sono tempistelli fascisti. Sono quattro buffoni. Fascisti. Il 70% dei voti che hanno votato lui. Hanno votato? Il 70%. Lo andranno a cercare in galera. Grande Vittorio. Lo andranno a colare in galera. Grazie Vittorio. Il taglio l'hai già buttato giù? Poi ho già chiamato. Sono portato per il tribunale, devo andare davanti a un giudice. Grazie, ciao. 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 Questo. A quella merda di formichetti non ha fatto un cazzo. Grazie. Vittorio, scusate. Grazie. Sono tanti per noi. Leggilo perché poi ti non ti puoi avvicinare. Leggi. Fotografalo. L'ho già fotografato. Ma vieni a leggere, come follia. Ma chi è? Ah? Chi è? 350.000 euro. Quanto dice? D'accordo. 350. Vieni a vedere, vieni a vedere. Non vengo perché poi diranno che siamo troppo vicini. Guarda la somma finale. Vai a cagare! Tu e il tuo sindaco! Vai a cagare! Pezzo di merda! Cornuto! 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 Vai a cagare, cornuto, tu e tua moglie, cornuto, cornuto, vecchio cornuto con la faccia da becco, tu e il tuo sindaco, pensa a quello, pensa alle corna, e tu sei una merda, tu e il tuo sindaco, fascisti di merda, lecca culo del sindaco, pezzi di merda. Cornuto, al cornuto! Sì, va a darvi al culo! Sì, bravo tu! È la sua clac, ha montato la clac, si è preso 400.000 su Instagram. Ci chiede! Beh, Cruciani che c'è in vacanza! Cruciani lo chiama e il professore le dice, le racconta questo. E questo lo faremo dopo il 15 di settembre, quando riprende. Quindi lei ha già chiamato il suo avvocato? Avvocato, gli ho detto di fare denuncia alla magistratura. Poi ho chiamato la direttore generale della Pompa Alsassia, D'Alfonso il prefetto. D'Alfonso adesso lo richiamo dicendo che è un vigliacco, perché ma che a che ora hanno smesso? L'edificio è anche intelligente, ci mancava che buttassero giù anche questo. Ma il teatro dov'è? Il teatro all'interno. Questo mi ha detto la Pompa Alsassia. Comunque, dovendo manifestare la sua volontà di distruzione per assomigliare al terremoto che in questa regione è stato così violento, è ovvio che la cosa migliore era evitare questo scempio, che si capisce perché, che sicuramente l'architettura fatta per speculazione è infinitamente più brutta della facciata che lui ha pensato di buttare giù, non si capisce perché ha scelto questo edificio pubblico. Evidentemente ha un problema mentale, cioè è alterato e deve dare la prova di poter fare quello che vuole contro lo Stato, però siccome lo Stato esiste, lo Stato si ribellerà e i magistrati
e la sovrintendenza e la regione dovranno rispondergli come merito, non è che uno di colpo decide di non accettare nessun dialogo che gli è stato proposto da un ente come la sovrintendenza che annuncia il vincolo. Quindi un atto di vandalismo puro, però non finirà bene, quindi basta aspettare, no? Come una donna che è bella poi diventa vecchia, basta aspettare e finirà male.